Un polo nazionale nella produzione di compressori per frigoriferi con capitale a Mel di Borgo Valbelluna e che veda il coinvolgimento di ACC e di Embraco, la similare realtà torinese ex proprietà del gruppo Whirlpool, chiusa dal 2018 con attualmente 400 dipendenti in cassa integrazione. Tutto ciò grazie alla costituzione di una new co mista pubblico-privata messa a punto da Invitalia che possa partecipare alla gara per rilevare gli asset industriali dell'ACC di Mel, ora in amministrazione straordinaria. Mel sarebbe destinata almeno ad un raddoppiamento della produzione, mentre a Chieri dovrebbe sorgere la linea di produzione dei motori per compressore. Sarebbe questa l'intenzione del governo per salvare 700 posti di lavoro disegnando un nuovo campione europeo del compressore, capace di farsi carico delle due differenti unità. Un'ambiziosa progettualità anticipata domenica da un articolo apparso sulla Repubblica che verrà annunciata e chiarificata martedì dalla sottosegretaria al Mise Alessandra Todde nel corso di un incontro in prefettura a Torino alla presenza del commissario straordinario di ACC di Mel, Maurizio Castro. Nel frattempo, dopo aver risolto positivamente la questione inerente alla continuità delle forniture elettriche, ACC prosegue il suo percorso di rivincita. Lunedì 14 sono state completate altre 6 assunzioni, portando così a 29 il totale delle maestranze finora riassunte a tempo indeterminato. La proposta del governo, discussa nel corso dell'ultimo incontro al Mise fra il commissario Castro e la sottosegretaria Todde, sarebbe indipendente dal percorso condotto finora per il salvataggio dello stabilimento zumellese che esce da 5 anni di gestione cinese. Sul piatto rimane sempre infatti la richiesta degli aiuti di Stato per oltre 12 milioni di euro. È il primo grande piano industriale varato dall'attuale governo, commentano le segreterie bellunesi di CGL, CISL e UIL del settore metalmeccanico. Riteniamo a tal proposito indispensabile e urgente un tavolo nazionale a Roma con tutti gli attori coinvolti, continuano i sindacati in questa grande operazione per avere maggiori particolari su come si intende articolare le sinergie tra lo stabilimento di Mel e quello di Chieri.